penso senza ombra di dubbio una delle discese più belle di tutte le Dolomiti, quelle che andremo a fare adesso. Che posti, ragazzi, qui siamo in paradiso, eh. Buongiorno a tutti, ragazzi, e ben ritrovati qui sul canale di MTB Mag per una nuova puntata della serie Trail Ninja. Siamo nella Val di Pedarù, lì c'è rifugio, in Dolomiti, nelle splendide Dolomiti. Guardate che giornate, che posti. Sono qui in compagnia con Marco Bassot. Ciao. E con Alex. Ciao. Che guida mountain bike a Brunico, stai operando a Brunico. Quasi, sì. E oggi è anche il primo video che giro qui in Dolomiti di quest'anno. E iniziamo col botto, perché veramente andiamo a fare un giro che probabilmente è fra i top 5 dell'intera zona dolomitica. Abbiamo dovuto fare un po' di officina alle bici e per qualche problemino, però adesso più o meno l'abbiamo risolto. Finiamo di prepararci e poi si parte. Adesso dal rifugio Pedarù parte una comoda ciclabile che arriverà su al Fodara Vedla, a circa quota 2000. Comoda ciclabile perché è tipo a pendenza del 30%, pendenza media probabilmente. Sì, fare curva sta strada, ma in realtà sono curve finte. Ragazzi, vi assicuro che è veramente in piedi sta salita. Infatti in realtà la ninjata di oggi è la salita più che la discesa. La salita ha messo a dura prova anche la tenuta estiva di Marco. Sudato come sudato. Mutande fradice, come se avessi fatto il bagno. E ricomincia. Siamo arrivati nel bellissimo altopiano del Sennes. Qui, ragazzi, siamo adesso veramente in paradiso, eh. Però questo pianoro era una pista atterraggio creata nella prima guerra mondiale. Abbiamo un problema, c'è Marco che per sistemare la gomma prima si è dimenticato di prendersi il casco, quindi adesso Marco ha deciso di intanto mettersi sui pantaloni per rendersi più presentabile e dopo chiedere qua in rifugio se qualcuno gli può prestare un casco anche da ferrata, qualsiasi cosa va bene. Vediamo se siamo fortunati, se no mi sa che per lui sarà dura continuare. Ragazzi, stiamo scroccando il casco a un forestale. Pazzesco. Vai Marco, fa la prova, vedi come ti sta. È proprio il tuo colore, è il preferito. Tuo. Non gli hai detto dove scendiamo? No. Che sennò te lo dava in testa il casco. Queste sono le cose che amo della montagna. Siamo giunti al nostro bivio, dritti si va verso la cima Sennes, mentre a destra si va verso la Forcella, che comunque dopo dovremo arrivarci per fare la discesa fin giù a San Vigilio, dove abbiamo le macchine. Da qui bici in spalla e su. Siamo arrivati nel primo vero punto molto complicato. Ciao. Siamo proprio ben oltre il livello ninja qua. Male per i tuoi denti. Rocce per i miei denti, queste sono. Eccoci, arrivati in cima, ragazzi. Una passeggiata. 2008, cima Sennes e panorama a 360 gradi su tutte le Dolomiti. Spettacolo. E siamo tutti pronti a partire
della cima Sennes. Marco è il più pronto di tutti col suo nuovo casco MIPS livello 4. Questo è il nuovo prototipo di caschi. Vedrai che questo livello di sicurezza 2.0. Comunque, a proposito di dimenticanze, io ho dimenticato la borraccia a casa. Che se ti dimentichi la borraccia Feedlock sei fregato, perché va bene solo quella. E ho preso due guanti uguali. In generale al contrario. Sì, posso mettere solo al contrario, effettivamente, non ci avevo pensato. Ho sperato fino all'ultimo di magari avere qualche barlume di talento per riuscire a chiudere questi passaggi, ma niente, sono ben oltre le mie capacità. Oh, devo avere la forcella forse un po' troppo sgonfia, perché tendo a stare troppo indietro col peso. E boom, ragazzi, forcella Sennes. Ale, Alex, super. E qui siamo arrivati in uno dei punti più fighi di tutte le Dolomiti, ragazzi. Da qui parte un trail che, gusti miei, veramente fra i migliori, sia come ambiente che proprio come riding. Si parte da un mega ghiaione che, vabbè, magari a qualcuno non piacerà, ma a me fanno impazzire. Per poi il trail si trasforma in un bel sentiero molto scorrevole, dove mollare la bici per la quasi totalità della discesa, e la parte finale diventa molto molto ninja. Quindi in questa discesa c'è tutto. Proviamo un free ride. Da dove siamo scesi, da quella forcella lì, pazzesco. La prima parte veramente epica. Noi abbiamo deciso di fare free ride giù per il ghiaione, però volendo si può seguire il sentiero, che magari è un po' meno ripido, più fattibile, e comunque sempre stra divertente in entrambi i casi. Anni che vado in bici, ancora non riesco a sopportare di forare, cioè, mamma, cioè mi manda veramente in bestia. È il peggio che c'era. Risolto il problema, alla fine non era il copertone forato, ma
un raggio rotto che ha forato il nastro tubeless e quindi la gomma è andata a terra. Questo è l'unico difetto, secondo me, di girare con gli inserti, perché se succede una roba del genere ti tocca toglierlo, mettere una camera d'aria e infilartelo in quel posto lì. Un po' d'acqua, ragazzi, una discesa così in un contesto del genere, cioè sinceramente non ce ne sono veramente poche. Si riparte, pump track naturale alla ricerca del flow. Ma ciao, ma che roba è? Adesso, ragazzi, si entra nella parte ninja del percorso. Mamma! Vai! Prima della cascata, oh la madonna, madonna mia, ragazzi, come ridacci un po' qua, eh? Questo è sempre puro, eh? Muore Orfei, ma grande, ah, ragazzi, siamo proprio all'estremo, eh. Wow! Bravo Marco! Bravo! Ultimo passaggio veramente estremo, vediamo se riusciamo a chiuderlo. Alex, cos'hai riuscito a inventarsi? Questo è veramente una merda,
Quella! Mamma mia! Vale ancora! Mamma mia! Tutti... Ai. Ui, mamma mia! Madonna, si sei impiccato lì, oh! Ma che trail, ragazzi, che trail, vabbè. Qui siamo ad altissimi livelli. Giunti al termine di questo giro, ma la discesa ogni volta che la faccio mi fa rimanere a bocca aperta. Cioè, veramente, cioè, esilerante. Tanta roba. Cioè, c'è proprio di tutto, dalla partenza su Forcella, Ghiaione, al flow, al tecnico. Top, ragazzi. Super. Giornatona. Super. Perfetto, Marco. Auguri un'altra volta, eh. E auguri, che oggi è il compleanno di Marco. Grazie. Non si poteva festeggiare in modo migliore. Portate a casa la pelle anche con questo casco qua. E non è anche provato, quello è bello. No. Forse è proprio il casco che ti ha fatto portare a casa la pelle. No, questo qua è da tenere. Chissà se avremmo risposto, senza forse. Se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un bel like e ci si vede alla prossima, ragazzi. È sempre un piacere. Ciao!